Un attimo di dare qualche risposta ai quesiti del test. Ecco, magari la faccio pescando la striscetta a caso, che uso anche, faccio la correzione in tempo reale a questa striscetta. Allora, la prima domanda è: lo schema di mezzo continuo, abbiamo tre possibili risposte. Implica l'esistenza di un valore di densità puntuale in tutti i punti dello spazio, implica che la velocità è una funzione continua e derivabile della pressione, implica la costanza e la densità in tutti i punti dello spazio. Allora, ovviamente noi abbiamo detto che lo schema di mezzo continuo equivale a dire che la materia risulta essere uniformemente distribuita, risulta essere distribuita comunque in tutto lo spazio, vale a dire che il limite per delta volume che va a zero, dove delta volume è l'intorno di un punto, esiste sempre. Questa cosa ovviamente implica il fatto che la densità sia una grandezza che possiamo definire punto per punto. Ok? Qui la risposta corretta ovviamente qui era la A. Lo schema di mezzo continuo implica l'esistenza di un valore di densità puntuale in tutti i punti dello spazio. Ovviamente la risposta C, la costanza e la densità in tutti i punti dello spazio, equivale invece all'ipotesi di fluido incomprimibile, quello nel quale la densità è costante. Chiaramente la risposta B era frutto di qualche incubo notturno, no? Perché non ha alcun significato. Bene, il vostro amico ha risposto C, quindi ha sbagliato. No. Comunque, si definisce stato tensionale idrostatico. Allora, vediamo. Quel fluido per il quale tutte le particelle sono inquiete rispetto a una terna fissa o mobile. Quando gli sforzi normali sono indipendenti dalla agricitura e gli sforzi tangenziali sono nulli, quando la pressione è uguale in tutti i punti. Ovviamente lo stato tensionale idrostatico è caratterizzato dal fatto che noi abbiamo lo stato tensionale in ogni punto che definito dalla sola pressione, laddove gli sforzi tangenziali sono tutti nulli. Quindi ovviamente la risposta corretta era la B. La risposta A era la definizione di fluido inquiete, chiaramente, no? Mentre la pressione è uguale in tutti i punti, anche questo, diciamo, evidentemente da frutto di qualche indigestione, come è chiaro. Quindi risposta corretta B. Il nostro amico non ha risposto, reticente. Domanda numero 3. L'ipotesi fluido incomprimibile implica A. la costanza degli sforzi normali, B. rho uguale a costante, densità costante e più specifico costante, C. sforzi tangenziali costanti. Ovviamente la risposta giusta era la B. E questa risposta giusta, B, è anche quella che ha dato il nostro amico qui, che quindi è riuscito a collezionare il primo punto. Domanda numero 4. I fluidi newtoniani sono i fluidi soggetti al campo gravitazionale, quei fluidi per i quali la viscosità mu a parità di temperatura è costante, quei fluidi per i quali la viscosità cinematica è pari a μ uguale a μ su ρ. Ovviamente i fluidi newtoniani sono quelli caratterizzati dalla legge di Newton, quella che lega gli sforzi tangenziali alle velocità di deformazione in maniera lineare attraverso le viscosità, quindi la viscosità è una costante a parità di temperatura. Risposta corretta B, non A come ha detto il nostro amico. Mentre ovviamente la risposta A era la definizione di fluido pesante, mentre la risposta C è semplicemente la definizione di viscosità cinematica, null'altro. Numero 5. L'equazione definita della statica afferma che a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, e no, questo è il terzo principio della dinamica. Rho per F è uguale a gradiente di P, G più Py uguale a 0. Ovviamente la risposta corretta è un'equazione indefinita, un'equazione varia a livello puntuale, è la B, come giustamente dice anche il vostro collega.
Domanda numero 6. Dalla legge di Steven, o Stevino, si deduce che gli sforzi tangenziali sono nulli in tutti i punti per una massa fluida inquiete. Per un fluido inquieto la quota piezometrica è costante in tutti i punti per una massa fluida. Per un fluido inquieto l'altezza piezometrica è costante in tutti i punti per una massa fluida. Ovvero la risposta corretta era la B. Sforzi tangenziali sono nulli. Ovviamente è noto che questo accade per in condizioni idrostatiche, ma non è la legge di Stevino. Ciò che conserva per la legge di Stevino è la quota piezometrica. Risposta del nostro amico reticente, non ha risposto. Arriva la domanda clou, la numero 7. Tra i contenitori riempiti con il medesimo liquido, qual è quello sul quale io ho una pressione sul fondo più grande? Ovviamente la risposta corretta che mi aspetto in coro è la risposta, viene anche registrata, la risposta quella che avete dato. Perché? Perché ovviamente, ragazzi, noi sappiamo che sostanzialmente se abbiamo un recipiente che contiene una superficie libera, ovviamente la pressione è data, è direttamente, la pressione sul fondo è direttamente proporzionale all'affondamento, no? Quindi, indipendentemente dalla forma del recipiente o quello che sia, conta qual è il massimo affondamento. Ok, quindi la risposta corretta è la E. Ci è riuscito anche lui. Che quindi totalizza il terzo punto. Domanda numero 8. Per un fluido comprimibile, la densità aumenta con la profondità, la densità diminuisce con la profondità, la densità dipende dalla viscosità. Ovviamente la risposta corretta è la A. La densità aumenta con la profondità. La B è tutto il contrario e la C è, il solito, è la solita indigestione. Quarto punto per il nostro amico che qua si sta riprendendo. Domanda numero 9. Un moto permanente è un moto le cui grandezze caratteristiche non dipendono dal tempo. È un moto nel quale le grandezze caratteristiche non variano fra punti diversi dello spazio. È un moto in cui le grandezze caratteristiche variano in maniera periodica. Ovvero la risposta corretta è la... Non guardo. A. Le grandezze caratteristiche non dipendono dal tempo. Ha fatto il quinto punto anche il nostro amico qua. Last but not least. Quali sono le dimensioni della viscosità? Lunghezza a meno 1, tempo a meno 1 per massa. Lunghezza al quadrato per tempo. Lunghezza alla 1, tempo alla 2 per massa. Ora, ragazzi, prima di farci la verifica, ovviamente escluderei la risposta B. Perché escludo la risposta B? Perché ovviamente la viscosità è una grandezza dinamica che quindi dipende dalla lunghezza e dal tempo, ma dipende anche dalla massa. Quindi sicuramente la B non è corretta. Ovviamente, se non vi ricordavate questa benedetta viscosità, che dimensione aveva, vi bastava ricorrere a una semplice analisi dimensionale, che magari facciamo così. E magari facciamo così ci rendiamo conto delle cose. Allora, tau ovviamente è uno sforzo, quindi dimensionalmente è una forza su una lunghezza al quadrato. Una forza ovviamente è una massa per una lunghezza per un tempo a meno 2 diviso una lunghezza al quadrato, cioè è una massa per una lunghezza a meno 1 per un tempo a meno 2. Ci siamo? Bene, ora al secondo momento che cosa abbiamo? Abbiamo una dv in dn derivata della velocità rispetto allo spazio, che ovviamente è l'inverso di un tempo. Dimensionalmente questo è un tempo a meno 1. Quindi abbiamo una massa per una lunghezza a meno 1
quindi un tempo a meno 2, che deve essere uguale alle dimensioni della viscosità per un tempo a meno 1. Ok? Viene ovviamente immediato che le dimensioni della viscosità sono chiaramente massa per lunghezza a meno 1, tempo a meno 1. Quindi la risposta A del nostro questionario. Cosa riporta la nostra cavia a totalizzare il sesto punto? Qui, totalizzato 6 su 10. Allora, vediamo un po' come utilizzare questi risultati. Allora, se avete risposto correttamente ad almeno 8 domande, io direi che potete stare abbastanza tranquilli rispetto al vostro attuale stato di preparazione, sperando ovviamente che non abbiate risposto male alla domanda numero 7. Vabbè, ma questo diciamo sono pochi. Se avete risposto correttamente ad un numero di domande variabile tra 8 e 5, ovviamente c'è qualcosa da rivedere, nel senso che chiaramente è opportuno che andiate ad approfondire alcuni dei concetti che abbiamo visto finora. Allo scopo, per inciso, vi faccio notare che potete anche rivedere indegnamente le lezioni sul canale iTunes dell'università, penso che lo sappiate, no? Cioè quello che stiamo facendo, non è che stiamo facendo... è esattamente questo. Per cui, diciamo, non ho capito qualcosa, magari mi vado a rivedere la lezione, oppure magari approfondisco un po' meglio sul testo quello che abbiamo detto. Ovviamente se ho risposto male, se ho risposto correttamente a meno di 5 domande, che cosa faccio? Se avete risposto correttamente a meno di 5 domande, lo sapete cosa dovete fare, dovete iniziare a studiare, perché evidentemente siete stati qua ma non ci siete stati. Io non mi aspetto che sia fisicamente possibile che qualcuno di voi, dopo aver seguito le lezioni finora, abbia risposto correttamente a meno di 5 domande, cioè a un numero di domande compreso tra 0 e 4. Comunque se ci sta, diciamo, c'è quella che ne può fare, quella che si chiama autocritica, e quindi magari può cercare di recuperare qualcosina. Ora, diciamo, per quanto concerne i discorsi che abbiamo fatto finora, quando non c'è il discorso che abbiamo fatto finora, io poi diciamo correggerò in maniera adesso statistica i risultati, nel senso che li andrò a elaborare e poi vedrò anche quali sono le domande che ci hanno dato maggiori difficoltà. Se dovessi evidenziare qualche domanda che ha dato particolare difficoltà a tutti, ovviamente vorrà dire che dovrò un pochettino riprendere alcuni concetti per renderveli un pochino più semplici da digerire e quant'altro. Ok, questo è il motivo del test. Se mi sarà possibile, ovviamente lo farò, nel corso dell'anno faremo qualche altro test mirato proprio a questi obiettivi. Ora però vorrei riprendere i concetti che abbiamo visto oggi per fare subito un'applicazione, per proporvi subito un'applicazione che ci consente di comprendere meglio quella che è la portata del teorema di Bernoulli per le correnti. Allora, l'applicazione che facciamo
è relativa a un particolare strumento che ci consente di misurare la portata defluente in una condotta. Questo strumento va sotto il nome di ventuimetro per condotte. Vediamo come funziona. Consideriamo una tubazione per fissare l'idea di sezione costante, all'interno della quale defluisce in modo permanente una certa portata di un fluido incomprimibile. Ci siamo? Quindi, modo permanente, fluido incomprimibile. Come è fatto questo ventunimetro per condotte? Il ventunimetro per condotte è realizzato in questa maniera. Andiamo a realizzare, andiamo a posizionare nella nostra tubazione quello che è un pezzo speciale che realizza una riduzione della sezione. Quindi abbiamo un convergente, un tratto con un diametro ridotto rispetto a questo, e poi successivamente quello che si chiama un diffusore, che riporta il diametro della nostra condotta al valore originale. Okay. Dal punto di vista terminologico, questo tratto va sotto il nome di convergente, questo tratto va sotto il nome di gola venturimetrica, questo tratto va sotto il nome di diffusore. Okay. Il venturimetro ci consente di misurare la portata defluente in questa condotta sotto l'ipotesi che il moto sia permanente. Il moto permanente, il fluido sia incomprimibile. Facciamo inoltre anche l'ipotesi che il nostro fluido sia perfetto. Com'è che il ventunimetro ci consente di realizzare questa cosa? Ce lo consente in una maniera. Consideriamo due sezioni, 1 e 2. Essendo la 1 una sezione posizionata un po' a monte del diffusore, in maniera tale che in questa sezione il moto sia gradualmente variato. Inoltre anche la sezione 2 è una sezione della gola venturimetrica posizionata in maniera tale che anche in quella sezione il moto è gradualmente variato. Ci siamo? Bene. Fra le sezioni 1 e 2 le sezioni 1 e 2 vengono collegate mediante un vicino ad U. E altro non è se non un manometro differenziale. In questo manometro differenziale c'è un certo liquido manometrico. Di densità rho con m. Indichiamo con delta. Quindi con delta minuscolo la lettura del manometro differenziale, no? Delta minuscolo è la lettura del manometro differenziale, cioè la differenza di livello del fluido manometrico dei due rami del manometro differenziale. Ci siamo? Bene, abbiamo detto che facciamo le ipotesi in modo permanente fluido incomprimibile, e inoltre abbiamo detto che questo fluido è anche perfetto. Facciamo l'ipotesi di trascurabilità delle dissipazioni. Per inciso, l'ipotesi di trascurabilità delle dissipazioni, come vedremo meglio anche più avanti, in genere è abbastanza buona quando abbiamo un fluido che accelera per brevi tratti. Di norma non è molto buona quando il fluido decelera, ma
in tratti brevi nei quali il nostro fluido accelera, di norma il posi fluido perfetto di assenza di dissipazioni è abbastanza buona, è abbastanza ben verificata, come in questo caso. Andiamo pertanto a scrivere il teorema di Bernoulli fra le sezioni 1 e 2. Attenzione, io scrivo il teorema di Bernoulli fra le sezioni 1 e 2 perché nelle sezioni 1 e 2 il moto è gradualmente variato. Per inciso, il teorema di Bernoulli vale anche se fra queste due sezioni, come in questo caso, ci sono sezioni di moto non gradualmente variato. L'importante è che le sezioni 1 e 2 siano di moto gradualmente variato. Perché? Perché altrimenti non ha proprio senso il carico idraulico totale, no? Perché la quota piezometrica non è costante sulla sezione. Bene, pertanto scrivo Z più P su gamma della sezione 1. Vedete, lo scrivo direttamente così, no? Scrivo Z più P su gamma, ci ho messo 1 qua a pedice per ricordarmi che quella è la quota piezometrica della sezione 1. È chiaro che nei vari punti della sezione 1 io ho differenti quote geodetiche e differenti pressioni, però Z più P su gamma è costante. Più alfa V1 al quadrato fratto 2G, vi ricordo che V con 1 è la velocità media di portata nella sezione 1, laddove alfa è il coefficiente di Coriolì. Ce lo scrivo, però lo mettiamo pari ad 1 senza discutere, poi magari più avanti capiremo meglio perché. È uguale a Z più P su gamma della sezione 2 più alfa di 2 al quadrato fratto 2G. Carico idraulico della sezione 1 è uguale al carico idraulico della sezione 2. Non ci sono pompe e turbine in questo sistema, quindi non ci ho dovuto mettere il carico idraulico fuori dalle pompe, il carico idraulico sotto le turbine, e non ci ho messo dissipazione, non ci ho messo il termine della dissipazione perché ho fatto l'ipotesi di fluido perfetto. Ok? Se non facessi l'ipotesi di fluido perfetto, a questo dovrei aggiungere il termine delle dissipazioni, però poi dovrei essere in grado di esprimerlo. Ci arriveremo fra qualche lezione a esprimere il termine della dissipazione, ok? Ma in questo sistema vi posso garantire che il termine delle dissipazioni gioca poco, quindi possiamo tranquillamente evitarci il problema. Bene, accanto a questa equazione, che è l'equazione di Bernoulli, possiamo scrivere anche quella che è l'equazione di continuità, perché ovviamente noi sappiamo che la portata che passa nella sezione 1 è uguale alla portata che passa nella sezione 2. Ragazzi, ovviamente la portata volumetrica, perché qua stiamo parlando di fluido comprimibile, qui la portata massica sì, ma anche la portata volumetrica. La portata volumetrica io la posso scrivere come la velocità media di portata nella sezione 1 moltiplicato l'area della sezione 1, che è uguale alla velocità media di portata nella sezione 2 che moltiplica l'area della sezione 2. Ci ricordiamo questo, vero? Perché noi ci ricordiamo che abbiamo definito il rapporto fra la portata e la sezione come velocità media di portata, pertanto la portata è pari alla velocità media di portata per la sezione. Ok? Bene. Questo ci dà una seconda equazione. Ora, ovviamente questo è uguale alla portata. Ok? Quindi io al posto di V con 1 posso scrivere Q diviso A con 1 e al posto di V con 2 posso scrivere Q diviso A con 2. Andiamo a sostituire quindi questa seconda equazione dentro la prima. Che cosa otteniamo? Otteniamo poniamo per semplicità alfa pari a 1 fin da subito, così non ce lo portiamo dietro, abbiamo detto. Quindi scrivo Q al quadrato fratto 2G A con 1 al quadrato meno Q al quadrato fratto 2G
a con 2 al quadrato, lo sostituì, lo portare al primo membro, e ho a z più pi su gamma della sezione 2 meno z più pi su gamma della sezione 1. Ci siamo? Chiaro? Bene. Vi faccio semplicemente notare che questa differenza può essere immediatamente calcolata utilizzando questo manometro differenziale. Perché? Perché il problema del calcolo della differenza di quota piezometrica tra la sezione 1 e la sezione 2, nota la lettura del manometro differenziale, è uguale a quest'altro problema. Abbiamo due serbatoi che sono collegati, nei quali ci sono differenti quote piezometriche, che sono collegati da un manometro differenziale. Calcolare quella che è la differenza di quota piezometrica tra questi due. Vedete? Il fatto che il moto sia regolarmente variato nelle sezioni 1 e 2 ci permette di risolvere il problema legato al manometro differenziale con un problema idrostatico. Ora vi scrivo direttamente il risultato della differenza di quota piezometrica fra le sezioni 1 e 2 in funzione di quelle che sono le caratteristiche del manometro differenziale, lasciando a voi poi l'onere di dimostrarla questa cosa, perché tanto diciamo è uguale ad altri ragionamenti che abbiamo fatto nel caso dei manometri differenziali quando abbiamo parlato di idrostatica. Il risultato ovviamente è meno gamma m meno gamma su gamma moltiplicato il valore delta. Ok? Per inciso vi faccio notare che c'è un segno meno perché la quota piezometrica nella sezione 2 è minore della quota piezometrica nella sezione 1, ma questo è abbastanza semplice rendersene conto. Perché? Perché noi sappiamo che l'altezza cinetica ovviamente della sezione 2 è maggiore dell'altezza cinetica della sezione 1, perché ovviamente poiché la stessa portata nella sezione 2 passa per una sezione minore rispetto a quella della sezione 1, la velocità aumenta tra la sezione 1 e la sezione 2, quindi la sezione 2 ha una velocità maggiore di quella che aveva la sezione 1. Pertanto in questo restringimento, aumentando la velocità, diminuisce la quota piezometrica. Ci siamo? No. Questo, se volete, ancora una volta l'espressione del principio di conservazione dell'energia meccanica, no, ho un aumento dell'energia cinetica o una diminuzione dell'energia potenziale. Ok, ora immediatamente posso sostituire dall'espressione che ho ricavato sopra e pertanto, mettendo in evidenza la portata e quant'altro, possiamo scrivere Q al quadrato diviso 2G 1 su A con 2 al quadrato meno 1 su A con 1 al quadrato, ho cambiato segno già, è uguale a gamma M meno gamma su gamma per il dislivello delta che ho detto lì, da cui posso ricavare ovviamente la portata che viene pari a 2G gamma fratto 1 su A con 2 al quadrato meno 1 su A con 1 al quadrato. Bene. Il tutto sotto la radice quadrata, che poi può essere
opportunamente elaborato. No, questa cosa può essere opportunamente rielaborata per metterla in una forma un po' più semplice, però vi faccio notare che strutturalmente il risultato è pertanto del tipo K per la radice di delta, ok? Dove questa quantità K ovviamente da che cosa dipende? Questa quantità K sostanzialmente rappresenta la radice di questa roba qua. La radice di quella roba che da che cosa dipende? Dipende dalle caratteristiche geometriche del ventunimetro, quindi dipende da con 2 e da con 1, quindi alla fine da quelli che sono i diametri delle sezioni 1 e 2, il diametro della sezione indisturbata e il diametro della gola ventunimetrica, e poi dipende dal peso specifico dell'acqua, dal peso specifico del fluido manometrico che stiamo considerando. Dalla lettura che faccio al manometro differenziale, questo mi dimostra che è possibile misurare la portata. Quindi la misura della portata all'interno di una tubazione può essere effettuata a mezzo di un ventunimetro per condotte, effettuando una misura di dislivello piezometrico a mezzo di un manometro differenziale. Ci siamo? Questa lettura, diciamo, può essere fatta quindi in questa maniera. Osserviamo che la portata risulta pertanto proporzionale alla radice di delta, alla radice della lettura. Questo risultato è stato ricavato nell'ipotesi di assenza di dissipazioni. In realtà, poi, se si vuole essere più precisi, il manometro può essere calibrato in laboratorio, tutto il sistema ventunimetro può essere calibrato in laboratorio a fronte di campioni della portata, cioè valori di portata noti che io faccio passare il mio sistema, e ovviamente questo consente di calibrare in qualche modo la K per il mio particolare ventunimetro, cosa che poi può permettere, diciamo, delle misure un po' più accurate. Ma tenete conto che l'errore che si commette in genere utilizzando la K teorica per un ventunimetro è dell'ordine del punto percentuale o giù di lì, cosa che, diciamo, rende ragione del fatto che per un sistema come questo l'ipotesi fluido perfetto in generale è molto buona, corrisponde bene alla realtà. Ma questo, vi dicevo, nasce dal fatto che in generale un fluido che accelera per brevi tratti ha delle modestissime perdite di carico, delle modestissime dissipazioni. Ci siamo? Ci sono dubbi su questo? Spero di no. Allora, questo quindi ci dimostra, ecco, come il teorema di Bernoulli possa essere applicato immediatamente a situazioni di pratico interesse come questa, relativa a questo strumento che ci consente la misura della portata. Risulta interessante, per esempio, a questo punto tracciare quelle che sono la linea dei carichi e la linea piezometrica per questo sistema. Ovviamente la linea dei carichi idraulici, che sezione per sezione mi darà il valore del carico idraulico, e beh, per un sistema siffatto sarà ovviamente una linea orizzontale, no? La linea dei carichi idraulici ovviamente è una linea orizzontale che sta a una certa curva. Ovviamente la posizione effettiva di questa linea dipende chiaramente dalla distanza in termini di altezza piezometrica e altezza cinetica dall'asse alla condotta. Perché? Perché questa linea dei carichi idraulici come si disegna? A partire dall'asse alla condotta, punto per punto, tracciamo un segmento verticale che fa l'altezza piezometrica più l'altezza cinetica. Questo ci dà la quota del carico idraulico totale. Poiché qua siamo sotto l'ipotesi del teorema di Bernoulli, ovviamente questo carico idraulico totale si mantiene costante e pertanto la linea dei carichi idraulici totali è chiaramente orizzontale. La linea piezometrica si trova a una distanza pari a B quadro su 2G al di sotto di questa linea dei carichi idraulici totali, per cui
diciamo, se la volessi andare a tracciare, ecco, per il primo tratto fino a questa sezione, chiaramente la distanza sarà pari a V1 al quadrato fratto 2G. Ok? Per quanto concerne la gola, la sezione contratta, no? La gola ventunimetrica, chiaramente la linea piezometrica sarà questa, posta a una distanza pari a V2 al quadrato fratto 2G. E che cosa succede? Una volta superato il diffusore, nel sistema si ristabilisce la velocità V con 1 e pertanto la linea piezometrica si riporta al valore originario, alla quota originaria, quindi alla distanza V1 al quadrato fratto 2G. Ci siamo? Ovviamente che cosa succede nel tratto convergente e nel tratto diffusore? Ovviamente a rigore nel tratto convergente e nel tratto diffusore io non posso disegnare la linea piezometrica. Perché? Perché sia al tratto convergente sia al tratto diffusore io non ho moto gradualmente variato. Poiché non ho moto gradualmente variato, ovviamente non esiste una quota piezometrica della sezione, perché visto che il moto non è gradualmente variato, visto che c'è una curvatura sensibile dei diretti fluidi, la quota piezometrica della direzione n, quella normale al moto, è ovviamente costante, è ovviamente, scusatemi, variabile in funzione di questa curvatura, come abbiamo visto l'altra volta. Tuttavia, molto spesso trovate rappresentato a maniera anche sui testi, per cui ve lo disegno qualcosa del genere, qualcosa di non lineare di questo tipo. Però osservate che linee del genere possono riferirsi semplicemente magari alla linea piezometrica relativa alla linea di flusso d'asse, ma sicuramente non possono rappresentare la linea piezometrica dell'intera sezione, perché definire la linea piezometrica in quel tratto non ha senso, in quanto non ha senso proprio il concetto di quota piezometrica, e in realtà a quel punto nemmeno di carico idraulico totale, a essere rigorosi, perché in quelle sezioni io non ho una quota piezometrica costante sull'intera sezione, e pertanto diciamo questo concetto perde completamente il senso. Ci siamo? Va bene. Ci sono dubbi sull'argomento? Vi faccio solo notare che il disegno che ho fatto probabilmente è ancora fuori scala, semplicemente perché se per esempio il rapporto fra i due diametri fosse 2 a 1, no? Questo diametro è la metà di questo, ovviamente questa sezione sarebbe la quarta parte di questa e pertanto questa velocità varrebbe 4 volte la velocità in 1, la velocità in 2 sarebbe 4 volte la velocità in 1. Poiché l'altezza cinetica contiene la velocità al quadrato, questo vorrebbe dire che questa altezza cinetica dovrebbe essere 16 volte questa. Ok? Quindi facciamo attenzione che poi anche le stesse dimensioni, diciamo, poi svolgono un ruolo. Questa rappresentazione, fra l'altro, mi dà anche ragione del fatto che in una strettoia, in un restringimento, aumenta la velocità media di portata, diminuisce la quota piezometrica. Ovviamente in generale se io ho una condotta d'asse orizzontale, diminuzione della quota piezometrica vuol dire immediatamente diminuzione della pressione, ma questo chiaramente non è detto se la mia condotta non è ad asse orizzontale. In particolare, se la mia condotta è acclive, no, sale nel senso del moto, ovviamente questo continua ad essere, perché diminuisce la quota piezometrica, addirittura aumenta la quota geodetica, quindi la pressione cala ancora di più. Ma se la mia condotta invece è messa a declive nel senso del moto, ovviamente potrebbe capitare che una diminuzione di quota piezometrica non corrisponda a una diminuzione di pressione, perché magari deve diminuire la quota piezometrica
ma io ho anche delle diminuzioni di quota geodetiche che magari possono compensare o addirittura essere più forti delle diminuzioni di quota piezometrica. Quindi ovviamente in queste situazioni dovrò fare attenzione al mio ragionamento. Va bene? Ok. Va bene, noi ci possiamo fermare qui, diciamo, con i discorsi che faccio io. Ovviamente passiamo, diciamo, a provare a svolgere qualche esercizio, questa volta, diciamo, da parte vostra, con un po' di supporto che ovviamente posso provare a darvi. Allora, io sulla mia pagina docente vi avevo caricato la traccia di esercitazione che spero abbiate. L'avete? No. E allora provvedo, diciamo, quasi istantaneamente a farvi avere qualche traccia.